prima di iniziare a rispondere devo ovviamente salutare tutti e ringraziare per questo invito. È per me molto inusuale, anzi direi che è quasi unica la cosa, tranne un passaggio fatto una volta, partecipare a una campagna elettorale in questa fase della mia vita. Perché sostanzialmente i beni comuni come categoria del pensiero hanno avuto un tale successo da ultimo che perfino Enrico Letta in televisione ha detto che il Partito Democratico è un bene comune e che perfino Bersani recentemente ha detto che Italia bene comune diventerà la chiave di lettura della prossima campagna elettorale del PD stesso. E ne segue che da parte di quelli che hanno fatto, hanno dedicato tempo, energie e risorse negli ultimi 3 anni in particolare, ma nell'ultimo anno e mezzo con il referendum sull'acqua, e che hanno cercato in qualche misura di misurare quella che era l'onestà politica di alcune forze rispetto a questa questione, io appunto sono sempre stato molto defilato e tanti altri compagni che come me sono stati coinvolti nel Movimento per l'Acqua hanno fatto la stessa scelta, proprio per paura di strumentalizzazione. D'altra parte Walter Bonan è persona che io conosco e stimo moltissimo, abbiamo fatto insieme davvero fin dall'inizio la campagna referendaria e quindi è stata una referenza assolutamente inossidabile della serietà e dell'impegno reale da parte di questa coalizione che sostiene il giovane candidato sindaco, che saluto, al quale faccio tanti auguri, di fare sul serio rispetto a questa vicenda. Una vicenda che ovviamente viene declinata nei vari territori anche dai partiti che magari a livello nazionale prendono delle posizioni di un certo tipo in modo del tutto diverso. Quindi volevo dirvi che sono assolutamente a mio agio di essere qui in questa veste e per quello che può essere insomma quel minimo di contributo che si può dare verso il successo di questa iniziativa vi faccio davvero tutti gli auguri possibili. Questa domanda che mi è stata fatta, io penso che si possano, che è stato detto anche prima, la questione dei beni comuni ha una dimensione teorica e una dimensione di prassi. E la dimensione teorica ormai incomincia a essere oggetto di elaborazione tecnica, sia sul piano diciamo della scienza politica che sul piano del diritto. Proprio di questi giorni è l'uscita di questo libro nuovo che ha pubblicato la Maria Rosaria Marella, Oltre il pubblico e il privato, che contiene di nuovo tutta una serie di contributi anche importanti di giuristi che cercano di elaborare la terza dimensione, diciamo, quest'area. E quindi c'è questa dimensione qui che non penso sia il luogo né la circostanza di discuterla, come dire, in astratto. Per dare viceversa una dimensione concreta a questa domanda che mi è stata posta, io vorrei portare quella che è stata l'emersione politica della categoria dei beni comuni in Italia, che è stata sicuramente il referendum sull'acqua, e dalla fase diciamo del referendum sull'acqua che la riflessione sui beni comuni, che prima a livello accademico e teorico già esisteva da parecchi anni nel nostro paese, è diventata però una nozione rilevante dal punto di vista politico, nel senso che le persone sanno di che cosa stiamo parlando ancorché in modo ovviamente politico, quindi non tecnico e diversamente e quindi anche forse più ambiguo e più strumentalizzabile, come purtroppo questa è una fase che dobbiamo sicuramente affrontare. Calandolo nella realtà, quando noi abbiamo sostanzialmente contrastato il decreto Ronchi-Fitto che voleva la liberalizzazione / privatizzazione degli interi servizi pubblici, inclusa l'acqua, abbiamo passato una prima fase, quella di elaborazione dei quesiti referendari e poi diciamo la fase della presentazione fino alla sentenza della Corte Costituzionale, con un doppio ordine di nemici. Da un lato c'erano quelli che dicevano che il referendum non sarebbe mai stato ammesso dalla Corte Costituzionale, in quanto l'Europa, e questo suona davvero inquietante anche oggi, qui altro non si fa che no, invocare un'autorità esterna, in quanto l'Europa richiedeva la messa a gara dei servizi pubblici, incluso dell'acqua, e quindi ci sarebbe stato un obbligo internazionale di andare in una certa direzione, che era quella di non fare il referendum, e quindi la Corte avrebbe dovuto adempiere a quell'obbligo internazionale. Questa era una prima forte critica dal punto di vista giuridico che abbiamo affrontato e abbiamo poi sconfitto il 12 di gennaio del 2011,
alla Corte Costituzionale stessa. L'altra obiezione che ci veniva posta era: voi siete contrari alla privatizzazione dei servizi e quindi siete favorevoli al carrozzone del pubblico corrotto, clientelare, inefficiente, non funzionante e tutte queste cose qui. E quindi eravamo davvero nel quadro di un immaginario che era l'immaginario che sostanzialmente è stato prodotto dalla modernità ormai da 400-500 anni a questa parte, per cui fra pubblico e privato esiste una specie di gioco a somma zero, no? Ciò che non è appartenente al privato, intendi per privato proprietà privata, appartiene allo Stato, no? E ciò che non è dello Stato appartiene al privato. L'orizzonte delle possibilità è esaurito lì. Se voi pensate, poi ci sono varie, diciamo, declinazioni e formulazioni di questa stessa idea, ma se voi pensate negli anni 90 quanti libri sono stati scritti favorevoli alle privatizzazioni che si intitolavano Meno Stato più mercato. E come a partire dal 2007, l'anno dell'inizio della grande crisi, che io direi piuttosto essere un momento di trasformazione strutturale del capitalismo, perché una crisi normalmente presuppone che sia un momento di passaggio, qui ormai siamo a 5 anni, per cui è chiaro che bisogna incominciare a ragionare non tanto in una categoria crisologica, ma in una categoria, diciamo, strutturale, no? Che, quindi questo secondo me è un passaggio che andrebbe fatto a un certo punto, diciamo che all'inizio della crisi c'era stato tutto un fiorire di prese di posizione anche sui giornali, per cui gli eccessi di liberalizzazione che avevano portato alla crisi avrebbero richiesto una risposta in chiave di Stato. E ricordate come in chiave di risposta di Stato, quindi meno mercato più Stato, sia stata letta la prima parte degli interventi proposti prima da Paulson e poi da Obama per risolvere la crisi, che poi altro non erano che una sorta di saccheggio del denaro pubblico per trasferirlo alle banche. Però questo paradigma, no, Stato-mercato come gioco a somma zero, è effettivamente un paradigma molto forte. Ed è il paradigma che con la campagna referendaria siamo riusciti piano piano a sconfiggere, non soltanto sul piano teorico, c'è stato sicuramente anche quell'aspetto lì, c'è stata una riflessione molto importante anche costituzionale portata avanti in particolare da Rodotà e da altri sul recupero dell'articolo 43 della Costituzione, che è quella norma che è stata per molto tempo sostanzialmente obliterata dalla pratica reale, che era una norma che stabilisce sostanzialmente che per determinati interessi particolarmente importanti si possono utilizzare delle comunità di utenti e di lavoratori come sistemi di governo di quelle particolari esigenze. Quella norma, pochi lo ricordano, fu il lascito in Costituzione dell'esperienza dei consigli di fabbrica, dei consigli di gestione nel 44 e nel 45 nelle grandi fabbriche occupate del nord, nelle quali la resistenza si articolava attraverso una attività produttiva che faceva meno degli imprenditori, i quali se ne erano tutti bellamente scappati. La norma del 43 della Costituzione mette in forte crisi una serie di ideologie forti del capitalismo, fra le quali, come dire, l'insostituibilità della posizione imprenditoriale di profitto, no, nella costruzione e nel governo della produzione, perché quelle erano viceversa esperienze di produzione diretta da parte delle maestranze, da parte degli operai che resistevano in queste fabbriche producendo, e che la Costituzione in qualche modo vuole tradurre nell'articolo 43. Una traduzione dell'articolo 43 molto meno rivoluzionaria di quanto avrebbe potuto essere, ma d'altra parte, come sapete benissimo, la Costituzione del 48 si regge su un grande accordo che era la compensazione, come dire, della cosiddetta rivoluzione mancata, no? Con la rivoluzione promessa, sono le parole di Calamandrei rispetto al rapporto di Togliatti con l'esperienza costituzionale. Non c'è stata la rivoluzione, anche se probabilmente a livello locale avrebbe potuto
potuto esserci per questione di quadro internazionali, ma la sinistra viene compensata, diceva Calamandrè, con una rivoluzione promessa rispetto alla rivoluzione mancata. E questa rivoluzione promessa sostanzialmente trova articolazione in una serie di aspetti della nostra Costituzione economica, per la verità non moltissimi, ma nell'articolo 43 effettivamente ci sta quest'idea di poter immaginare un mondo nel quale i processi produttivi sono portati avanti direttamente, per l'appunto, da comunità, dalle famose comunità di utenti e di lavoratori. Sul piano teorico si è lavorato in quella direzione proprio per mostrare come le comunità di utenti e di lavoratori fossero un modo di governare gli interessi economici più importanti, quelli cruciali, quelli fondamentali di cui parla il 43, immaginando pure l'espropriazione, no? di determinate attività private al fine di poterli portare avanti senza la mediazione dello Stato. C'è certo la possibilità di statalizzare, no? Era una delle ipotesi, quella di statalizzare, naturalmente dietro indennizzo, ma c'era anche quella di riservare o trasferire alle comunità di utenti e dei lavoratori, quindi non immaginando un pubblico mediato dalla struttura dello Stato, ma immaginando viceversa un pubblico di accesso diretto delle soggettività produttive alla produzione medesima, no? Questo è l'ambito, come dire, teorico costituzionale all'interno dei quali questa visione può trovare e effettivamente sta trovando un appiglio normativo molto significativo. Significativo è in particolare che la norma del 43 sia stata dimenticata per moltissimo tempo. Io ricordo di aver assistito a una conversazione quando si stava organizzando il commentario della Costituzione, quello di Zanichelli, in cui si immaginava: ma chi possiamo dare la norma del 43? Non c'era nessuno che si potesse pensare in grado effettivamente di commentare la norma che non c'è, no? Era una norma che non aveva prodotto assolutamente nulla. E poi il commentatore fu un nome che oggi tanti ricordiamo qui, che è quello di Alberto Lucarelli, fu lui poi a scrivere il commentario al 43 in quel particolare trattato. Dal punto di vista nostro, dal punto di vista però della prassi, al di là di quella che è, come dire, la strumentazione giuridica che cerca di trovare degli appigli che sono importantissimi, perché raccontare l'alternativa in chiave giuridica, in chiave di alternative giuridicamente praticabile, è fondamentale perché introduce un linguaggio della possibilità, cioè fa uscire in qualche misura il pensiero radicalmente opposto rispetto a questo modello di sviluppo dalla posizione minoritaria, dalla posizione della semplice testimonianza barricadera, per andare invece nella direzione di una costruzione possibile di un orizzonte egemonico, no? Che poi dopo quello che effettivamente è necessario nel momento in cui si vuole operare una trasformazione politica che abbia un senso complessivo. Dal punto di vista nostro, diciamo, dell'operazione del referendum sull'acqua, queste comunità di utenti e di lavoratori in qualche modo sono nate spontaneamente nella campagna del referendaria, nella raccolta. C'è stato questo straordinario dispiegamento di forze e di energie normalmente lontane dalla scena politica, ma tutte quanti indignate di questa ultima ennesima aggressione della logica neoliberale rispetto a un bene fondamentale, essenziale come l'acqua. E questo ha creato la nascita territoriale in tantissimi posti di tantissime di queste comunità di utenti e di lavoratori, di persone che gli utenti dell'acqua lo siamo tutti, perché tutti dobbiamo berla, senza nessuno può essere non un utente dell'acqua, e lavoratori, non soltanto necessariamente lavoratori dell'acqua, ma lavoratori in generale, no? Come coloro che partecipavano a una visione di produzione altra rispetto alla visione di produzione dominante. Queste comunità nascono nella campagna referendaria e producono un primo risultato molto importante che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, soprattutto a seguito, diciamo, della pressione che è stata poi portata, no, all'esito del referendum di giugno, che è stato di essere riusciti effettivamente a salvare l'acqua dalla privatizzazione. Perché noi possiamo poi oggi lamentarci del fatto che certo le tariffe non sono scese, che certo le SPA pubbliche non si sono ancora tutte trasformate, ma è anche vero che il trasferimento massiccio delle risorse idriche a soggetti multinazionali, che era stato sostanzialmente delineato nel decreto Ronchi, non è avvenuto e non potrà più avvenire in Italia, sempre a causa di un'attenzione molto forte, a causa di un risultato che abbiamo portato a casa. Perfino il governo Berlusconi, con il decreto di Ferragosto, quello in cui ha riproposto a tutti gli effetti
il decreto Ronchi-Fitto, quindi scippando una grossa parte del risultato referendario, ha tuttavia fatto salva l'acqua. E questo non è un discorso accademico, perché noi siamo oggetti esattamente della stessa attenzione di cui è oggetto la Grecia in questo periodo, cioè il tentativo da parte dei poteri finanziari internazionali di far leva sulla gestione, sul debito, per poter operare un saccheggio del territorio ed altre nefandezze di questo tipo. Ma mentre nella lettera di Trichet e Draghi alla Grecia c'è scritto chiaramente privatizzate l'acqua, e lo stanno privatizzando, nella lettera di Trichet e Draghi a noi non si sono sognati di dire privatizzate l'acqua. Quindi è stato, voglio dire, un risultato che dobbiamo considerare con un certo orgoglio, perché è stato un risultato raggiunto. Ed è importante non dare il segnale mai alla popolazione che uno sforzo di democrazia diretta, difficile come è stato lo sforzo referendario, sia stato uno sforzo inutile. Certo, non è stato uno sforzo che è andato così lontano come l'avremmo immaginato, ma non può essere considerato in nessun modo uno sforzo inutile. C'è stata poi un'altra produzione, vado rapidamente, un'altra produzione di senso da questa campagna referendaria condotta in condizioni molto difficili, che è quello che stiamo vedendo qui con voi oggi. Cioè è nato effettivamente un modo di stare insieme, un modo di essere soggetti politici, un modo di perseguire insieme una piattaforma alternativa, che è una piattaforma alternativa non soltanto di militanza politica, ma anche di vita, direi, no? Un viversi come soggetti cittadini e non come soggetti consumatori, per dirla in buona sostanza, un viversi in rapporti che sono relazionali e qualitativi e che non sono il semplice rapporto di consumo, che poi altro non è che un lavorare anche durante il tempo libero per il capitale, no? Questa è la famosa descrizione che ne va a dare Bourdieu. Allora, questo tipo di situazione che vediamo sotto questo tendone, ma che vediamo in moltissime altre parti, è stata dovuta e si è creata grazie ad un impegno di difesa e di scoperta di un bene comune essenziale come l'acqua. E ha prodotto tutta quella serie di risultati ulteriori rispetto alla mera difesa dell'acqua, che pure già importantissima è, che è stata la costruzione di un sapere diffuso e di una cittadinanza attiva preparata a conoscenza di quelle che sono le questioni relative alle risorse idriche. Oggi io non ho difficoltà a dire, io adesso ho avuto l'onore, la fortuna, o non so se la sfortuna, comunque, di essere diventato vicepresidente dell'azienda, della società per azioni interamente pubbliche che governa l'acqua Napoli, l'Arin S.p.A., che sta trasformandosi e che dovrebbe completare la trasformazione, speriamo a brevissimo, in ABC Napoli, qui nell'azienda pubblica, e mi rendo conto del livello di preparazione superiore che si trova rispetto a questi temi nella normale popolazione militante dell'acqua rispetto a quelli che sono i consiglieri d'amministrazione della maggior parte delle società per azioni idriche in questo paese, in questo periodo. Cioè c'è un livello, nel momento in cui tu finanziarizzi un interesse, nel momento in cui fai diventare l'acqua come una qualunque altra merce, chi sta nel consiglio di amministrazione dell'SPA può di acqua non saperne assolutamente niente, non è necessaria nessuna conoscenza particolare, perché trattasi di un'opera, di un'operazione, di un ruolo in qualche misura che è compatibile con qualsiasi tipo di merce. Io posso occuparmi di vendere scarpe, di vendere pane, di vendere automobili, di vendere acqua, e posso stare in non importa quale consiglio di amministrazione. Una posizione viceversa qualitativa deve articolarsi rispetto a quello che sono le questioni fondamentali, e la conoscenza critica che è stata prodotta durante la campagna referendaria sull'acqua ha prodotto anche questo risultato, no? Allora, questa via intermedia non è soltanto una terza via tra privato e pubblico. Noi non ci siamo limitati a costruire, come dire, una specie di, no, una specie di alternativa che non è né l'una cosa né l'altra, ma è un po' tutte e due. No, è qualche cosa che certamente non esclude il privato e il pubblico così come li conosciamo oggi, non muove una critica radicale per togliere di mezzo interamente proprietà privata e Stato, ma incunea una visione, un modo di percepire, una percezione della stessa realtà e della stessa dinamica politica
radicalmente diversa rispetto all'uno e all'altro, perché tanto Stato quanto proprietà sono luoghi di concentrazione del potere e luoghi di esclusione. Se voi pensate, sia la sovranità pubblica che la proprietà privata funzionano su questa idea fondamentale, no? Concentrazione del potere decisionale, lo Stato evidentissimo, no? Nella démarche che sta facendo sempre di più verso il potere in mano all'esecutivo, nella proprietà privata è così, questa è casa mia, decido io, no? Oppure il vertice della società per azioni, no? Quindi sono strutture di forte concentrazione del potere e sono strutture di esclusione, perché tanto la proprietà privata nell'immaginario liberale tradizionale è l'inglese keep off the grass, no? Stai fuori da casa mia, questa è casa mia, decido io chi entra. Lo Stato vive esattamente lo stesso modello sulla territorialità, no? Il migrante stia fuori dai confini e se entra viene cacciato via, no? Questo tipo di logica, che è la logica dell'esclusione. Allora, i beni comuni viceversa vogliono governare i rapporti tra il soggetto e l'oggettività, quindi tra il soggetto e il mondo che è abitato da soggetti, in un quadro che è quello non della concentrazione ma della diffusione del potere, cioè il coinvolgimento reale di tutti coloro che hanno delle capacità e delle qualità nel governo della cosa pubblica deve essere attirato in modo proattivo all'interno del funzionamento delle istituzioni pubbliche. Noi dobbiamo metterci al lavoro per attirare le migliori energie che ci sono in qualunque comunità per lavorare nella direzione del bene comune, mentre invece oggi la politica, in particolare la politica rappresentativa, tende a escludere, tende a dire ma io aiuto soltanto i miei e non cerco le persone migliori, perché le persone migliori alla fine poi magari non mi consentono di raggiungere quel vertice della scala. Allora il momento dell'inclusione è fondamentale e il momento della diffusione del potere segue il momento dell'inclusione, cioè si tratta sostanzialmente di una conseguenza naturale dell'includere quelle che sono le soggettività migliori, comporta conoscenza e diffusione del potere. E quindi una logica opposta tanto rispetto allo Stato quanto rispetto al mercato, tanto rispetto alla proprietà privata quanto rispetto a quella pubblica, che non può essere teorizzata in astratto ma che vediamo all'opera in una serie di questioni che sono sul territorio già adesso.